Un saluto da Capitano Antenna. Oggi introduciamo il tema dei modulatori RF digitali, un tema che in parte abbiamo già trattato qualche anno fa, solo che nel nostro precedente video parlavamo dei modulatori analogici e mostravamo un caso pratico in cui, utilizzando un decoder di Sky, veicolavamo le immagini e l'audio su tutti i televisori di casa. Vi invito ad andare a vedere il video, trovate il link nella descrizione qui sotto. Oggi vi mostrerò un semplicissimo schema sintetizzato qui a banco con cui trasmetteremo le immagini della videosorveglianza su tutti i televisori di casa. Questa volta però utilizzeremo un moderno modulatore RF digitale con ingresso HDMI. Il dispositivo in questione è in grado di generare un canale digitale che sarà sintonizzato dai nostri televisori come un normalissimo servizio in etere del digitale terrestre. Nel nostro esempio abbiamo utilizzato un NVR, ma potremmo utilizzare qualsiasi tipo di sorgente, come ad esempio un decoder, così come abbiamo fatto nello scorso video. L'importante è rispettare due parametri che nel caso dei modulatori digitali sono fondamentali, ossia la risoluzione massima supportata e il bitrate. Nel nostro caso la scheda tecnica del prodotto dichiara un bitrate massimo di 25 megabit, che è tra i più alti del mercato. Vediamo ora lo schema. Abbiamo qui la nostra antenna di ricezione collegata all'amplificatore da palo e subito dopo abbiamo il nostro alimentatore. Il modulatore è collegato mediante un cavetto HDMI al nostro DVR. Sul modulatore è presente anche un'uscita HDMI passante per la gestione di un eventuale monitor locale. Vediamo poi l'ingresso e l'uscita RF. In questo caso, nello schema che stiamo proponendo, abbiamo tappato con una resistenza da 75 ohm l'ingresso inutilizzato. Per miscelare il segnale del modulatore e il segnale digitale terrestre abbiamo utilizzato un divisore al contrario. L'ingresso del divisore, che in questo caso è diventata un'uscita, viene veicolato verso un derivatore che si occuperà di distribuire il segnale sui due televisori. Come abbiamo visto, per veicolare il segnale del modulatore all'interno dell'impianto digitale terrestre abbiamo utilizzato un divisore al contrario, solo una delle possibili tecniche, vi sono anche altre alternative. L'importante è che il modulatore sia settato su un canale non occupato da un servizio in etere. Nel nostro esempio abbiamo la terza banda libera, andremo semplicemente ad impostare la frequenza desiderata utilizzando tasti e display presenti sul frontalino. Come al solito vi abbiamo dato solo un piccolo assaggio. Per maggiori informazioni o approfondimenti vi invito a contattarmi direttamente sui nostri canali social o attraverso il form contatti del nostro sito. Vi invito a iscrivervi sul nostro canale YouTube cliccando sul tasto qui sotto, a visitare la nostra pagina Facebook e il nostro e-commerce capitanantenna.it. Un saluto!